Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi rispondo alle vostre domande, come sempre. Ah, sono state domande un po' particolari. Mi aspettavo una grande bomba tirata così, ma è stata buona le vostre idee, quindi vi ringrazio. Sotto il video tag del mese prossimo potete fare altre domande nel caso, se ne avete ovviamente. Quindi cerco di essere un po' più esaustivo possibile. Le risposte verranno ovviamente con le vostre citazioni, la vostra salute, eccetera. Direi di partire. Allora, Real Legend, che saluto, grazie anche per la chiacchierata chat, ottime domande, grazie e grazie per il supporto. Ah, bello discorso sull'essere se sempre se stessi, soprattutto al giorno d'oggi. Condivido anche il discorso sulla community italiana, importante dare valore ai canali vari e interessanti seppur piccoli. Le domande che ti faccio sono queste: secondo te, di quale tipologia di video, che magari non è molto diffusa, avrebbe più bisogno di YouTube? Ma allora, è diffuso tutto, cioè il problema è che è diffuso tutto su YouTube, però ti posso dire che i canali di critica positiva o neutra, come è l'Occhio Critico per esempio, sono canali buoni che andrebbero supportati, perché argomentano sempre, sono molto oggettive, sono ottimi come spunti anche di riflessione, quindi sono canali ottimi, buoni. Un altro canale che potrei mettere, per esempio, è quello di uno di politica neutra. Quelli che ci sono di politica sono troppo completamente a favore di uno o dell'altro. Non c'è una cosa neutra. E poi quelli di cultura, letteratura, storia, eccetera, eccetera, che non devono essere, secondo me, per l'elite. Perché c'è uno che seguo che definisce sui iscritti l'elite di YouTube. È sbagliato. Un canale deve essere per tutti e alla portata di tutti. Non è sempre così, però ragazzi, non deve assolutamente essere per pochi. È già sbagliato, secondo me. Quindi quelli andrebbero messi. E poi, e di quale di meno? Allora, di meno, secondo me, challenge inutili. Prank inutili. Esperimenti sociali, sì, però non troppo e non a rompere scatole agli altri. Tipo i The Show ogni tanto vanno a rompere le balle, cioè poi trovano uno che si rigira, gli dà un pugno e loro zitti, perché è così, cioè non sai mai a chi lo stai facendo lo scherzo. E a tal proposito, metto anche i canali trash tutti via, andrebbero tolti, tipo all'Andrea Di Pre, a questa gente via, cioè proprio non fanno neanche più ridere, cioè proprio il trash così buttato lì in faccia. Come il trash in televisione, andrebbe elevato anche quello, assolutamente. Poi vediamo un po', tutti i canali che incitano odio, i canali che vanno a fare dissing, i canali che vanno a rompere le scatole agli altri, quelli andrebbero tolti tutti, proprio puliti, piazza pulita, proprio piazza. E temo che col mio modo di fare si leverebbero il 60% dei canali su YouTube Italia. L'altro 40% sarebbe di canali puliti che crescerebbero grazie a sta cosa. Se ogni tanto va via la luce della faccia è perché è OBS, non sono io. Purtroppo OBS lagga su questo computer. Quindi, e poi a tal proposito mi allaccio due casi di uno che va a fare gli scherzi in giro citando frasi rap alle tipe e degli altri, dicendo tu sei una poco di buono e dando praticamente della battona. E è successo una volta che il ragazzo di una di queste si girasse e lo picchiasse, cosa giustissima. Secondo me, e questo ci ha fatto un video dicendo l'ha fatto perché sono di colore. Non era assolutamente quello. Quando sei andato a rompere le balle, ti hanno picchiato, giusto? Quindi zitto. Però quel video ha fatto tanto perché si buttava il razzismo dentro, che non c'entrava nulla. Quindi togliere anche questi canali di odio. Questi qua sono proprio canali che incitano, perché i suoi iscritti hanno scritto sotto: andiamolo a prendere. Cioè, no. Tu inciti odio, devi fermare i tuoi iscritti, non puoi mandarli avanti a picchiare la gente. Questo si chiama un'altra, questo è un'altra cosa. Quindi questi canali via. Canali come quell'altro genio del male che va in giro a chiedere i cellulari alla gente per far vedere se tradiscono le altre. Quindi va a rovinare delle coppie. Terribile, terribile. Quando uno si gira e dà un pugno fa benissimo, gli spacca la testa, fa bene. Non puoi dire niente perché vai a provocare dei danni. Cosa ti frega a te se la gente fa le corna agli altri? Non è Madre Teresa. Cioè, quindi non lo so, questi canali andrebbero subito tolti, bloccati, distrutti e basta, perché no,
vai a creare problemi tra le coppie, magari entri in meccanismi molto delicati, crei casini, crei gente che si lascia. No, non sono fatti tuoi. Mi preoccupa la gente che gli dà veramente il telefono in mano. Cioè, questo conferma la mia tesi che la gente per un po' di notorietà venderebbe la mamma. Questo è un dato. È un dato. Perché se questo qua mi chiede il telefono a me, no, io non devo giustificare a uno sconosciuto quello che faccio io. Cioè, premetto che io non ho mai tradito le mie compagne, ma io non darei il telefono in mano a questo. Cioè, ma chi sei? No, non è nessuno. Cioè, veramente voi che fate queste cose, piantatela subito, perché siete ridicoli peggio di lui. Peggio, tanto i due sono di Genova, non l'ho mai beccati. Perché io non so come può finire, se io sono nervoso da lavorare, ma e capita stress, perché io comunque faccio assistenza agli anziani, capita che accumuli stress, perché comunque seguire le persone anziane è difficile, e non oso immaginare come può finire, perché se mi trovano molto nervoso, io non so, cioè, ce lo provo a dire uno, due, tre volte, alla quarta veramente ci allungo uno schiaffone, e dovrebbero stare zitti, quindi. Quando tu mi chiedi che canale andrebbero tolti, questi, trash, prank, tutto un pacchetto e via. Ma purtroppo non si può. Quindi grazie. Ovviamente mi piacerebbe fare le leggende, sì, ovviamente cercherò di riprendere un giorno, le rifarò. Lo farà anche Quacros, che comunque è stata una bella creazione del personaggio. E cultura esoterica ne so poco, però sì, credo che rientri sempre in creature misteriose. Credo che tu intenda che siano tutti insieme, ovviamente sì. Quindi sono state belle domande e condivido veramente quello che mi hai scritto e grazie ancora. Un'altra domanda è Location Games, che saluto. Quali sono i piani futuri per il tuo canale? Io vorrei arrivare, è detto brutto, però arrivare a 1000. Cioè, però sono sicuro che non ci arrivo, è meglio così, da una parte. Meglio così, non ho troppe cose da offrire effettivamente alla gente, non ho attrezzature da offrire, non ho nulla da offrire, ho soltanto una grande passione per quello che faccio. Questo è il bello. In più, non mi vendo molto la dignità, quindi non faccio video per cavalcare l'onda, non faccio video per cavalcare visual, non faccio video con chi sparlo il giorno prima e poi ci faccio il video dopo, live dopo, ci faccio pace dopo. Quindi ecco. Per tante una serie di motivi non credo che arriverò mai a 1000, però nel caso ci arrivo, ok. Però questi sono i miei piani futuri. Rafforzerò il cinema, ok. Amplio un pochettino di più le cose su altri argomenti. E voglio fare in modo che diventate sempre di più, diciamo, parte integrante del canale. Punto. Poi, bel video, molto interessante, anche perché così ti conosciamo meglio. Comunque, la sacrosanta verità è quando dici che la community è fatta dal 70% da bambini e fanno andare in tendenza video brutti. Purtroppo, ve ne accorgete nelle tendenze. E i canali più piccoli sono messi da parte. Proprio per questo che, come ho visto, credo che tu hai la mia stessa dinamicità, nel senso di, per i canali piccoli, bisogna fare un progetto dove tutti siamo insieme. Il che non si deve limitare alle sponsorizzazioni né ai scritti di cambio, quello proprio no. Anche se quello vado sempre a vedere chi è che me lo chiede, non si sa mai che trovo una perla. E ci vuole un progetto che ho già in mente, ma mi serve vorrei gente che condividesse come faccio io e che riuscisse a fare qualcosa di buono. Ed è un po' che mi balena per la mente questa cosa, perché come era il vecchio bar di YouTube, progetto fallimentare per tante cose, e voglio cercare una cosa simile con altre persone, sicuramente. Con persone che trovano, insomma, mi danno anche una mano, fanno cose, ecco, in quel senso. Comunque, condivido la tua cosa per i canali piccolini. Intanto, la prossima domanda è Gioca con Mike. Ciao, Gioca con Mike, grandissimo. Come sempre, super video, grazie. Al fatto dei 70 e 30 ti devo dare ragione. Comunque potevi dire che sono il tuo canale preferito. Ah, scherzo. No, grande. Continua così, Wolf, come sempre, grazie. Faresti in futuro anche dei video con videogiochi? Saluto da Mike. C'è il secondo canale, Angolo del Videogame, il secondo canale dove tratto solo giochi. Ora un po' l'ho smesso un po' perché non ho giochi effettivamente da testare. Poi c'ho Twitch, che faccio sempre lì le live di gioco e. Sì.
una domanda. Ok, lo scopritore di canale YouTube mi chiede il tuo punto di vista sulle collaborazioni. L'ho detto in realtà parzialmente nella domanda precedente, sono a favore, qualsiasi tipo di collaborazione bisogna sempre progettare, non si può fare domani ci svegliamo e facciamo un progetto, no. Collaborazione non intendo solo sponsorizzazioni, sì, anche quello, però ci vuole qualcosa di più per unire i canali piccoli, ci vuole qualcosa di più. Ecco, collaborazione in quel senso sì. Perché credo che tanti piccoli possono fare un big, tanti piccolini fanno un big, secondo me. E perché non fare una rubrica sui canali belli di YouTube? Sì, non mi convince tanto perché sembrerebbe quasi che io vado a ruffianare la gente, cosa che non è vero. Però canali piccoli per me, quelli che ho scritto io, ovviamente, perché è chiaro che non sono canali tipo alcuni big che non seguono, li sponsorizzerei nemmeno tra 100 anni, perché alcuni li trovo veramente detestabili. In quel senso, beh, sì, potrei, ma non mi convince tanto sta cosa. Comunque, grazie allo scopritore di canale YouTube. Ecco, questo è un profilo che ho beccato su Misteri di un piccolo universo. Quando facciamo le live sulla Bibbia, arriva sempre lui. Quindi penso che me l'ha passato. Ok. Comunque la luce va e viene dalla faccia perché OBS lagga. Vabbè, su questo computer lagga pure accendere il computer. Allora, continui con Ronnie le live della Bibbia? Sì. Lui ha un po' di lavoro in più, però sì, dovremmo fare una live. Riprenderemo la lettura della Bibbia, la spiegheremo, cercheremo di essere come sempre fluidi nei discorsi. Non troppo complessi, eccetera, eccetera. Cercheremo come sempre di dare il mio punto neutro e il suo punto teologico. Che ne pensi del satanismo? Credi ai fantasmi? Sì, credo ai fantasmi. Ci sono anche alcuni casi particolari che sono stati appunto registrati audio, ci sono alcune cose effettivamente inspiegabili. Ok. Cosa vedo del satanismo? Ma cosa vuoi che ti dica? È una religione come tante altre. Non vedo tutto questo negativismo dietro. Ci sono molte branche del satanismo, alcune sono razionali, alcune sono filosofico, che per esempio vedono nell'uomo il satanismo, quindi l'uomo è Satana, perché Satana è Satan, vuol dire avversario, quindi c'è anche questa cosa. E poi ci sono quelli che idolatrano il serpente, proprio quello che tentò Eva e Adamo, però non mi ricordo come si chiamano, eccetera, eccetera. È una religione come tutte le altre, va rispettata, così come va rispettato chi la pratica, non va deriso, come tutti noi abbiamo diritto di religione. Anche loro stessi ripudiano gli acidisti, che sono quelli che uccidono in nome di questa religione, e loro li ripudiano. Gli acidisti sono dei criminali, vanno chiamati criminali, loro stessi credo proprio che siano contrari a questa gente, perché quelli sono dei criminali, non c'entrano nulla con Halloween, è gente che usa queste cose per fare dei crimini. Quindi vanno chiamati criminali, non satanisti. Ecco, io credo che possiamo dirla così, siccome c'è diritto di parola, io non ho nessun problema con chi si pronuncia satanista, basta che non mi scocci, basta che non uccida nessuno. Basta che faccia le sue cose per bene. E tra l'altro ho letto qualcosina effettivamente. Diciamo che sono discorsi che possono anche essere condivisibili in parte, comunque, non dal punto di vista teologico, ma proprio di vita. Possono anche essere, perché alcuni di loro praticano lo yoga, quindi è più filosofico, praticano la yoga, la meditazione, tutte cose che anche nella religione buddista ti insegnano. Quindi sono tante sfaccettature, non giudichiamo sempre negativamente le cose come ignoranti, scusate. Comunque ti saluto Enoch, salutiamo anche Toki, eri fan mica di Cani e Guerrieri, no, perché si chiami Toki. Ti piacerebbe fare Urbex? Sì, ma sono sempre da solo, quindi difficile, non ho neanche una videocamera decente. Cosa vorresti inserire al canale? Spacchettamenti, assaggi, vlog. Far vedere un po' i paesaggi di Genova, eccetera, eccetera, sarebbe molto carino. Come de definirsi il tuo canale? Un canale per tutti, però per la gente educata e che non mi scocci. Perché dal momento che tu mi scocci,
qualsiasi cosa fai, mi dà fastidio, è un attacco a me, eccetera, ti caccio fuori a pedate. È sostanzialmente. Per il resto, con gli educati, si può anche essere in disaccordo su tante cose, ma finché c'è rispetto, c'è un dialogo costruttivo, c'è il suo problema. Come qualcuno ha già visto, non sono d'accordo con tutti, ma mi sembra che il dialogo c'è sempre stato, a patto che mi si porti un rispetto abbastanza, non insulti come quella cosa dell'orso che mi hanno addirittura minacciato di morte, quella proprio. Vabbè che sti cavoli, c'è solo gente che minaccia tramite un computer, quindi mi fa poco effetto, però. Ami leggere? Se sì, cosa? Sì, amo leggere, ma non ho mai tempo. L'ultimo libro che ho letto è sto leggendo Le Apocalissi Gnostiche, un bel mattone. Ho finito di leggere i Vangeli Gnostici, quindi La Verità di Filippo, di Tommaso e di Maria, forse. È un libro molto pesante, di difficile comprensione anche per me. Però sì, quando ho tempo leggo. Salutiamo anche Carlo Lorenzini. Hai mai avuto problemi in radio con altri? Poi c'è un'altra domanda, rispondo dopo. Sì, problemi in radio ne ho detti tanti, tre radio in particolare. Una del calcio, con l'altro mio collega, che si chiamava Radio Calcio, l'abbiamo fondato noi. Il problema è che lui ha contattato della gente che si è insediata, ha cambiato le password, ci ha rubato tutti i format e adesso continua su Spreaker e su YouTube a fare dei suoi commenti delle partite. Tra l'altro mi ha detto da qualche tempo fa che lui era passato a scrivere in chat e sti qua l'hanno scimmiottato di nuovo, quindi non solo hanno rubato tutto, si chiama Radio qualcosa, Radio 24 Gol, tipo una cosa del genere. Ma questo è un dato di fatto, lui stesso me l'ha detto che è stato un po' scimmiottato, cioè, ma quello che ci ha aiutato a fondare, non avete fondato nulla, avete copiato e rubato. Quindi sì, problema. Un'altra radio è una di Genova che aveva messo i manifesti per Genova. E si sono arrivati allo scontro con me perché due radio, grandi progetti a Genova, evidentemente per loro non potevano starci e hanno iniziato a diffamarmi in puntata. Ho contattato uno che li conosceva, praticamente gli ho intimato di piantarla lì perché il giorno dopo sarei andato a rovinarlo in tribunale, praticamente per diffamazione. La cosa è finita che loro, non solo non hanno tolto la puntata dove mi diffamavano, io ho lasciato stare, comunque diciamo che ho visto che non ne valeva la pena, i miei ascoltatori li hanno bersagliati tutti gli insulti possibili e poi dopo un po' di tempo hanno chiuso perché sono probabilmente resi conto che la loro programmazione faceva schifo perché intervistavano gente a caso, tipo il salumiere, l'infermiere, c'è cioè gente che, cioè, con tutto rispetto per il loro lavoro, non ex ospiti, gente sconosciuta. Quindi, e il loro prodotto era veramente ridicolo. E nel modo ridicolo con cui mi hanno attaccato sono spariti. Il terzo caso è di uno che all'inizio andavo a fare le collaborazioni con lui, però quando mi sono reso conto che prendeva in giro un disabile, mi sono rivoltato e l'ho attaccato. Lui poi ha cominciato a diffamarmi e venire anche lui. Ma ha smesso perché anche lui ha smesso di farlo, quindi, cioè, quindi lui prendeva in giro un disabile e quello mi ha fatto veramente imbestialire a mille, quindi non ci ho pensato due volte che chiudere la collaborazione e attaccarlo pubblicamente, cosa che non mi pento assolutamente di aver fatto. Allora, altre domande? Te posso fare un'altra? Anche due. Sei cattolico o vedi altre religioni? Cosa vuol dire vedo altre religioni? Boh. Il tuo approccio con la spiritualità? Vedi altre religioni, intendi dire seguo? No, non seguo altre religioni, sono agnostico, quindi di conseguenza reputo che sia qualcosa che noi chiamiamo Dio, noi però lo chiamiamo in realtà può essere uno, due, tre, o un essere, un alieno, può essere chiunque, però credo che ci sia e questo essere influenza la vita di alcune persone, ma non di tutti, e influenza alcuni eventi del nostro pianeta, ma non tutti. Cioè, per esempio, migliora la vita della gente casualmente. Credo che faccia così lui. Lo so, è una brutta cosa da dire, ma è così. Credo che sia questo essere che influenza la vita di pochi e lascia nella polvere tutti gli altri. Credo che sia una cosa abbastanza. Perché certe cose sono totalmente spiegabili.
Quindi io non ce l'ho con chi è cattolico, per carità, mi trovo qualcosina, però non condivido il pensiero che sia sempre buono, eccetera, eccetera. Semplicemente neutro come tanti altri. A tal proposito, cosa c'è tu della spiritualità? Io, per esempio, ti posso dire che leggendo tante religioni, in passato le ho seguite quasi tutte, ho letto di buddismo, eccetera, eccetera, mi sono ritrovato più affine con la Wicca, per il loro discorso sulla natura, l'energia della terra, il collegamento con la terra, con l'ambiente. Mi sono ritrovato moltissimo in queste cose, mi dà proprio energia stare nei posti, nella natura, immerso così, è una cosa bellissima e mi dà tanta tanta energia. Mi trovo d'accordo, molto affine su queste cose, mi trovo affine sulla loro cosa, di concezione proprio della religione, ma non pratico nulla di loro perché, diciamo, sono incostante in tutto e quindi di conseguenza, essendo incostante, non riesco a seguire per tanto tempo una stessa cosa. E poi so benissimo le loro basi, so cosa praticano, le proprietà delle piante, so più o meno anche se poco le pietre, quindi so poco, ma diciamo che ecco, mi trovo moltissimo nelle loro cose. Potrei fare tranquillamente, so fare anche in linea teorica anche gli incantesimi, avendolo letto, però. La spiritualità è quella, l'approccio è quello lì. Credo che la religione più affine alla mia è proprio quella, però per i miei limiti caratteriali non posso seguirla. Oscar, il bar di YouTube è terminato o riprenderà? No, è chiuso ormai. Il progetto bar di YouTube si è concluso. Perché, come mi avete fatto notare qualcuno di voi, era inadeguato. Canali confusi, non c'erano programmazioni, non c'era nulla, un casino totale. Ed è un progetto che mi è sempre piaciuto e che vorrei riprendere con altre persone. E credo che si possa fare un bel lavoro. Però direi che è concluso ormai da tempo. Perché non siamo in grado, non io, non siamo stati in grado di farlo. Amici su YouTube c'è oppure no? Tendenzialmente no. Ma c'è qualche caso, per fortuna uno o due ci sono, diciamo, in amicizia e diciamo che, diciamo, linea teorica no, ma è una cosa che fa a casi. Io come casistica no, perché ho visto gente che fino a ieri è mia amica, poi all'improvviso sparisce, non ti dà giustificazioni, gente che ti pugnala dietro, come nella vita reale, non è che YouTube è a parte. Però ipocrisia al 100%, tu mi chiedi anche l'ipocrisia se c'è sul web, c'è sì, perché ho visto gente che fino a ieri in privato parlava di uno dell'altro, poi ci fai video assieme, ma o live assieme, c'è addirittura gente che fa video contro uno, poi ci fa delle live assieme, cioè se io parlo male di uno non ci faccio il live né video, ma sono fatto così. Evidentemente su YouTube è una cosa totalmente assurda e quindi sì, ipocrisia tantissima, c'è gente che venderebbe i genitori per avere un po' di visual. E amici su YouTube, può essere come no, non lo escludo, ma siccome sono pessimista di natura, è la mia propria natura, devo dire che non c'è, però può esserci come no, però più tendenzialmente ti direi di no. Federico Riva, lo salutiamo. Cosa ne pensi del cinema horror italiano? Cinema horror italiano, sinceramente, l'ho un po' perso. Siamo cresciuti con grandi capolavori, con Mario Bava, Lamberto Bava, Argento per un po', Fulci, poi c'erano tanti altri, gotici, film gotici, eccetera, eccetera, con anche recensito, ma italiano è morto da un bel po'. Credo che il cinema proprio italiano sia in una fase completamente di decadimento. Tranne qualche raro caso, però boh, direi che horror proprio non. Già a me l'horror ultimamente mi dà fastidio perché sono dei film bruttissimi, che qualcuno spaccia per grandi film, tipo Espe 2, Espe, qualcuno dice che sono dei bellissimi film.
Quindi il primo film horror che ho visto è L'Esorcista. Infatti me lo stai chiedendo, è L'Esorcista all'età di 10 anni, più o meno circa, 10-11 anni. Non ho avuto nessun tipo di problema, non ho avuto incubi, me ne sbattevo abbondantemente le balle come adesso. D'altra parte, difficilmente mi impressiono per un film, a meno che non è proprio schifo, tipo schifo, alla So, schifo, alla Hostel, mi infastidisce, mi fa venire da vomitare, però più di quello non c'è paura, la paura è un'altra cosa. Credi questi film a telecamera a mano siano finiti? Io la smetterei di fare questi film qua, perché abbiamo avuto delle pietre miliari come REC 1, Cloverfield, The Area of the Dead. Sinceramente fare un ESP non ha aggiunto nulla al cinema. L'altra faccia del diavolo non ha aggiunto nulla. Paranormal Activity non ha aggiunto niente, insomma. Un film che l'horror te lo sbattono in faccia, cioè passa l'ombra, spavento, la telecamera si muove, ti spunta la faccia demoniaca in faccia, tutti spaventi, fine. L'horror va costruito piano per piano, altrimenti ragazzi non è possibile, cioè non è proprio possibile farlo. Quindi sì, secondo me è finito e la dovrebbero smettere. Ora loro tra l'altro ora stanno facendo una cosa brutta, secondo me. Vogliono ampliarlo a livello cinematografico Marvel, cioè vogliono fare un universo horror stile Marvel. Non funziona perché l'horror non deve essere così. Non deve essere. Io per vedermi The Nun non mi devo vedere 30 film. Io voglio vedere sta cavolo di suora. Non mi devo scoppiare 10 film prima. Cioè, come i Marvel. Assurdo, io per vedere Avengers mi devo guardare 15 film. Non esiste proprio. Ma se per Marvel forse ha senso. Forse, per loro no. Quindi ritorniamo a fare gli horror come si deve e non queste cavolo di telecamera a mano. Non voglio vedere telecamera a mano, non voglio vedere esorcismi a caso. No, basta. Piantiamo di fare queste cose che veramente mi dà fastidio. L'ultima domanda: pensi di recensire anche le canzoni? Perché no? Potrebbe essere una cosa, non mi ispira molto, però direi di può succedere, sì. Cioè, sì, reputo che può essere, sì. Però magari farò un film e una canzone. Non lo so, se mi dite che a voi vi piacerebbe, la metto, cioè, sì, non è un problema. Sicuramente, finché una non è un fastidio. Però, non lo so, non è che mi cominci tanto, perché il cinema è soggettivo, però diciamo che il cinema è un po' così. Per la musica è peggio, perché la musica, per esempio, a me mi piace Hilary Duff, no? Le canzoni di Hilary Duff. Lo sanno tutti, cioè ormai lo sanno pure lei, ci manca solo che lo sappia lei, poi ci siamo. Ecco, recensire tipo Fly non porterebbe a grandi cose, perché a molti non piace, a molti non ispira. Tipo uno mi dice, puoi recensire Mamma Ruana, a me fa cacare, non mi piace nulla di lei. Veramente urla quando canta, mi dà fastidio solo sentirla, e quindi non la recensirei mai. Quindi la musica è un po' più particolare, non so, ci devo pensare. Chiaramente è tutto sta nel vedere quanto voi gradite. Comunque, questo è il neutrale di YouTube. Quindi grazie per tutti questi commenti, mamma mia, sono stati tantissimi ragazzi, veramente tanti, e spero che vi siano piaciuti. Mese prossimo farò un video tag di nuovo, quindi se avete qualcos'altro da commentare o da rispondere, o potete fare qua sotto altre domande. Io non lo so, quando arrivo tipo a 10 domande, 20 domande, faccio, ah no, 20 no, a 10 domande ci faccio un altro video, ecco, potete fare così, ma se no aspettate il video tag al mese prossimo e commentate sotto. Per il resto verrà un video da Premiere, perché è lungo, dura 29 minuti. Grazie a tutti per le domande, ragazzi. Spero veramente di essere sempre al massimo delle possibilità. Se qualcuno ha dei progetti da pormi, mi può contattare, anche perché ne ho uno in mente, ma deve essere stavolta calcolato bene al momento, perché sennò meno un porcile. E per il resto sono sempre qui. Fatemi sapere sotto, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, like, eccetera, eccetera. Alla prossima, ciao.